Postazione, una battuta di un minuto a testa, ce la possiamo permettere, poi abbiamo 10 minuti circa a testa per i relatori della seconda parte della tavola rotonda e una ventina di minuti abbondanti per le conclusioni del direttore Bratti. Allora, rifacciamo il giro direi nello stesso ordine, davvero un minuto a testa cominciando da Peppe Portone. Parto da una battuta perché mi aveva interessato molto, come potete immaginare, la proposta del dottor Blasi, nel senso di presentare un pacchetto integrato che includa anche il monitoraggio come strumento a supporto delle misure del piano di sviluppo rurale piuttosto che delle altre forme di intervento europeo, campo agricolo, campo ambientale, campo della salute, nel settore della salute. E questo dico perché la battuta sta nei costi, gli ho dato il costo al netto, i 550.000 euro sono il costo puro delle analisi, non ci sono i campionamenti, non c'è il costo che la sanità paga per gli alimenti, quindi ecco, questo vuole essere una battuta ma anche un warning per il direttore Blasi. C'è uno strumento importante che stiamo mettendo a punto, che si chiama, ed è la 132, l'articolo 12 prevede rete accreditata dei laboratori per le analisi di eccellenza. Qui siamo proprio nel pieno, nel cuore, perché ci sono nella rete, a sistema, le possibilità di sfruttare economie di scala, le specializzazioni, quindi il sistema a servizio per sviluppo di servizi di alto profilo tecnico-scientifico. Abbiamo bisogno, l'abbiamo più detto, credo in più interventi, di questo approccio integrato. Dalla conoscenza, forse dobbiamo andare verso, io confermo il giudizio estremamente positivo di questo rapporto, però dobbiamo andare verso un rapporto 2.0 che prenda un po' in carico anche gli aspetti dell'integrazione con l'agricoltura e la salute. Un esempio per tutti che non è un rilievo di critico sul rapporto, c'è una tabella nel rapporto che riporta i consumi di fitosanitari, fitofarmaci nelle rispettive regioni. Noi siamo la quarta regione perché per caratteristiche di cultura eccetera. Il dato che anche a noi ha sorpreso è che c'è un trend in controtendenza, c'è un aumento dal 2014, 2013, 2014, 2015, siamo a 8 kg per ettaro. E questo in controtendenza rispetto a quale dato? A una produzione biologica che sta avendo dei trend di crescita veramente significativi, perché siamo al 15% della superficie agricola utilizzabile, 130.000 ettari. Allora, vedete che lì abbiamo bisogno di integrazione, perché in quel dato, un dato quantitativo, dentro ci sono anche quelle che sono quelle sostanze classificate come fitosanitarie anche per la produzione biologica, che in termini quantitativi, mi dicono i tecnici del settore, probabilmente sono anche più alti. Allora vedete che non abbiamo tutte le leve in mano per poter valutare l'efficacia delle nostre misure. Credo che insomma, il sistema in questo possa dare un grande contributo nella logica dell'integrazione. Perfetto, grazie Portone. Carlo Zaghi. Si sente? Sì. Veramente 2 minuti per dire... Per dire che sicuramente raccoglieremo l'invito della dottoressa Antoci di coinvolgere il sistema agenziale, che è un elemento nuovo ed è un elemento di sistema nella riflessione, nella revisione del piano d'azione nazionale. Priorità numero uno, integrare le misure di sviluppo rurale con gli obiettivi del piano d'azione nazionale. Individuare i punti deboli, uno dei punti deboli è la ricerca di innovazione verso questi obiettivi. Ad esempio, non è un esempio casuale, noi abbiamo un problema riso in Italia che è una priorità economica e ambientale. I problemi della difesa del riso devono essere affrontati con un investimento massiccio in attività di ricerca e sviluppo. Ultimo, recuperare peso per il settore primario nella catena del valore. Grazie. Grazie. Perfetto, meno di un minuto, Liliana Cortellini. Due elementi, il primo è riguarda gli strumenti, diciamo, per diagnosticare lo strato di inquinamento, un elemento che mi sento di dare è quello dei lavori che si stanno facendo sui tavoli europei per
i nuovi metodi in grado di diagnosticare in forma, diciamo, chiamiamo così, olistica lo stato di inquinamento, i cosiddetti metodi basati sugli effetti, che possono servire in un primo stadio ad orientare l'analisi chimica e ad aiutare ad analizzare le sostanze che effettivamente creano problemi, per esempio l'effetto di interferente endocrino. Si tratta di metodi biologici e biomarker. E riguardo invece alle azioni e all'integrazione, il lavoro sui piani di gestione. I piani di gestione per natura sono strumenti integrati che, partendo dalla diagnosi del territorio, definiscono gli obiettivi e le misure. Nei piani di gestione già ora ci sono le misure per i fitosanitari, sono divenute disponibili ulteriori, diciamo, strumenti anche normativi negli ultimi anni. Dopo il secondo piano di gestione dobbiamo attuare e applicare al meglio le norme che ci sono, leggerne gli effetti ed eventualmente modificarle, integrarle. I piani di sviluppo rurale, da questo punto di vista, come misure volontarie, hanno un ruolo fondamentale e ci aspettiamo molto anche dalla quantificazione degli effetti di queste azioni. Cortellini, un minuto anche per il direttore Blasi. Sì, molto velocemente. Io direi che, siccome il tema integrazione sta diventando veramente l'obiettivo da raggiungere, anche se voi sapete benissimo che noi siamo campioni mondiali di biodiversità e quando ci dobbiamo mettere d'accordo non è così semplice, però è quello il concetto su cui dobbiamo focalizzare la nostra attenzione. Per quanto riguarda il tema fitofarmaci, il PAN ci dà la possibilità di lavorare sia a livello nazionale sia a livello centrale con l'integrazione delle competenze. E le politiche future che dovremo realizzare ci mettono in condizione di orientare in maniera incisiva il comportamento dei nostri interlocutori, che sono, per quanto riguarda il core business del Ministero dell'Agricoltura, e quello degli imprenditori agricoli. Una cosa importantissima è che, siccome il tema della sostenibilità sta diventando sempre più importante per la competitività, ci sono filiere più avanzate che si stanno allargando, inventandosi dei concetti di sostenibilità che sono del tutto personalizzati. E non è sufficiente che, se di un disciplinare di produzione si toglie un principio attivo e me lo faccio certificare da un organismo volontario, quella è una produzione sostenibile. Quindi, secondo me, serve un intervento normativo, filiera, per dire cos'è sostenibile, altrimenti c'è il rischio che andiamo a disorientare il consumatore. Lo dico io perché sostengo fortemente i metodi di produzione integrata, non perché deve essere in competizione col biologico, perché ormai la produzione integrata non si finanzia più, ma è il metodo che sul territorio, avendo la possibilità di incidere sul restante 85% della SAU, è quello che è in grado di far fare il salto di qualità maggiore al sistema agroalimentare. Grazie. Grazie, poi avremo modo di repliche, ho visto agitarsi alcuni altri. Elvira Cecere, un'altra battuta anche per il Ministero della Salute. Grazie. Voglio rimarcare, diciamo, l'importanza della collaborazione fra amministrazioni. Voglio rimarcare ancora l'importanza delle autorizzazioni, sarà perché me ne occupo, ma ritengo importante che lo strumento autorizzativo sia frutto di una collaborazione effettiva fra amministrazioni per tener conto di tutti gli aspetti e di poter approfondire anche dal punto di vista tecnico le soluzioni migliori che possiamo dare. Poi, a questo punto, l'uso sostenibile effettivamente diventa non uno strumento, a mio avviso, in contrasto con quello autorizzativo, ma, diciamo, di perfezionamento dell'utilizzo, quindi di una razionalizzazione del rispetto delle indicazioni date per l'utilizzo. Proprio perché le indicazioni che diamo ritengo che debbano essere, sono basate dal punto di vista scientifico, quindi devono tener conto del ritorno del dato, ma non devono essere in contrasto con quello che è poi il lavoro che le amministrazioni fanno nell'uso sostenibile. Grazie. E quindi un ultimo rilancio anche per Lucia Antoci, Arpa Sicilia.
dal nostro piccolissimo osservatorio, quando siamo chiamati ai corsi di formazione, sia per gli utilizzatori, per gli operatori, per gli esperti, ecco, percepiamo questa distanza fra i due mondi, il mondo dell'agricoltura che ha diversi aspetti, sfaccettature, problematiche di produzione, competitività, e noi che presentiamo questa prospettiva, ecco, di inquinamento, di impatti, di riduzione un po' idealizzata. Ecco, è necessario che i due mondi un po' si comprendano e un po' interagiscano meglio, tornando, ecco, a una reciproca fiducia, dove è necessario comunque un approccio di sistema, perché non è possibile che poi la salvaguardia ambientale sia delegata tutta all'ultimo utilizzatore, che deve ridurre i quantitativi laddove ci sono molte sostanze impattanti che continuano ad essere autorizzate e possono essere messe in commercio. Quindi è anche un approccio di sistema che deve dare a livello centralizzato, appunto per le autorizzazioni, nel confronto che deve poi perseguire questi indirizzi di sostenibilità. Grazie, permettete una battuta conclusiva anche a me, che mi tocca come vicepresidente del sistema. Io credo che anche in questo caso, anche oggi abbiamo visto, a proposito di integrazione, come la legge istitutiva del sistema rappresenti davvero una grandissima occasione. L'ho detto bene Peppe Bortone nella sua ultima replica. Credo che noi come agenzie ISPRA dobbiamo tenere questo molto in evidenza. Sta proprio nella capacità di fare rete, la possibilità di produrre conoscenza seria, approfondita, affidabile, omogenea, a sostegno delle politiche e prima ancora naturalmente l'informazione ambientale. Ringrazio allora Giuseppe Bortone, Carlo Zaghi, Liliana Cortellini, Giuseppe Blasi, Elvira Cecere e Lucia Antoci. Chiedo a Sandro Bratti di prendere la presidenza per la seconda parte della tavola rotonda e vi ringrazio e vi saluto. Buongiorno.